Sono 880 i nuovi casi di positivi al coronavirus in Italia il 7 aprile, l'aumento più basso dal 10 marzo. In calo anche i ricoverati. Le buone notizie arrivano dal consueto bollettino della Protezione Civile. Oggi si conferma una diminuzione del trend di crescita dei contagiati, con un incremento complessivo delle persone contagiate di 3.039 rispetto a ieri. Ad oggi dunque il totale delle persone attualmente positive è di 94.067, con una crescita di soli 880 pazienti rispetto a ieri. È l'incremento più basso registrato dal 10 marzo scorso. Come nei giorni scorsi, si allenta anche la pressione sugli ospedali per quanto riguarda le persone ricoverate e le persone ricoverate in terapia intensiva. Il dato che oggi registriamo è un decremento di 106 pazienti in terapia intensiva, che porta il totale dei pazienti in terapia intensiva a 3.792 pazienti e di 258 ricoverati con sintomi, per un totale di ricoverati con sintomi di 28.718. La maggior parte dei pazienti positivi, il 65%, resta in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero dei pazienti positivi con sintomi o con sintomi lievi e quindi di 61.557. Oggi registriamo purtroppo anche il numero dei deceduti, che è di 604 nuovi deceduti. Il totale dei guariti sale invece a 24.392 pazienti, 1.555 rispetto a ieri, è il secondo valore in assoluto in termini di guariti da quando abbiamo registrato la diffusione dell'epidemia. Per Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità comincia la fase di discesa. Finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione nel numero di nuovi casi. Se noi lo plottassimo, lo mettessimo su una curva epidemica giorno dopo giorno, vedremmo che in questo caso finalmente, dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa nel numero di nuovi casi, quindi la curva tende a flettere in basso. Naturalmente siamo cauti, no? Aspettiamo magari domani, dopodomani, prima di cominciare a tirare un sospiro di sollievo, però la situazione sembra migliorare.